Gli obiettivi li concentriamo su questo aspetto che per noi diventa fondamentale, riuscire a portare nuovi stilisti, portare i giovani, portare quello che sarà l'artigianato della moda nel futuro, portarlo dentro la CNA, dentro la nostra associazione per poterlo valorizzare. Questo spostamento Roma è uno spostamento semplicemente anche organizzativo, ma che ha voluto dare un segnale di come ci avviciniamo sempre di più alle imprese, ma soprattutto alle imprese giovanili, perché crediamo fortemente che questo sia uno di quei settori dove può essere molto utile avere nuove idee, nuove forze e nuove soprattutto creatività. Ecco, questo diventa è sempre più un settore trainante sia per il Made in Italy sia per l'economia italiana. Quanto il mondo dell'istruzione deve puntare su questo settore sempre di più e quanto bisogna dare un sostegno ai giovani in questo senso? Il rapporto scuola-lavoro in questo settore è fondamentale. Noi dobbiamo riuscire a coniugare molto bene, avere quindi una scuola che è attiva all'interno delle aziende, cioè mettere proprio insieme coloro che devono insegnare determinate cose e le possano insegnare anche in maniera concreta all'interno delle fabbriche. Quindi il rapporto scuola-lavoro su un settore come questo è fondamentale. Aggiungo, il Made in è uno dei nostri cavalli di battaglia per il prossimo futuro. Il Made in Italy, soprattutto in settori come quelli della moda, è fondamentale, ma deve avere ulteriore sviluppo. E questo è quel che puntiamo in questi giorni. Si può parlare effettivamente di una crescita di questo settore e di un avvicinamento delle nuove generazioni, appunto, al settore della moda? Una crescita è lieve di questo settore, la necessità che le nuove generazioni entrino è fondamentale, direi di più, è un settore che può essere molto appetibile e quindi può attrarre sicuramente i giovani. Perfetto. Grazie.